I gesti italiani. Indovina il gesto. In questa lezione giochiamo insieme e impariamo i gesti da veri italiani. È più facile per un italiano gesticolare senza parlare che parlare senza gesticolare. Jean-Paul Malfatti. Eh sì, è proprio vero. Gli italiani non sanno stare fermi finché parlano. Ma tu li conosci, i gesti italiani? In questo video vedrai ogni gesto per circa 10 secondi. Ti svelo il suo significato subito dopo, spiegandoti anche come farlo. Fai attenzione. Il bollino rosso indica i gesti particolarmente volgari e negativi. Quindi imparali, ma non farli mai. Ora mettiti alla prova con i gesti italiani e imparali. Il gesto dei soldi. Molto semplice. Serve per chiedere quanto costa. Hai dei soldi? È una questione di soldi. Troppi soldi, oppure pagare? Il gesto si fa con la mano chiusa e tesa in avanti, mentre si strofinano indice e pollice. Gesto numero 2. Il gesto italiano per eccellenza, la mano a coppino o carciofo. Cosa significa? Ma cosa vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma cosa stai dicendo? E allora? Ma cosa fai? Ma chi ti ha chiesto niente? Come si fa la famosa mano a coppino? La mano si muove su e giù, a palmo in alto, mentre le dita si toccano le punte, proprio come i petali di un tulipano. Insomma, dai, guarda la foto, si capisce subito, e poi è un gesto così conosciuto. Gesto numero 3. Indovina. Chi se ne frega? Anche questo è un gesto un pochino volgare. Cosa significa? Non me ne frega niente. Chi se ne importa? Chi se ne frega? Chi se ne fotte? Che mi importa? E che me ne frega? Che me ne fotte? Non me ne frega un fico secco. Me ne frego, me ne infischio. Come si fa il gesto? Si fa passando le dita della mano sotto il mento con il dorso rivolto verso l'interlocutore. Avanti, gesto numero 4. Il gesto dell'ombrello. Sì, decisamente volgare come gesto. Significa? Significa vai a quel paese, vaffanculo. Il palmo della mano destra va a picchiare abbastanza violentemente contro l'interno del gomito sinistro. La mano sinistra è chiusa a pugno. Gesto 5. Sparisci, vattene, smamma, vattene via, sparisci. Oppure anche andiamocene, oppure io me ne vado, o anche meglio andarsene. Una delle mani batte contro il palmo dell'altra. Oppure con una mano, da sola, si tende l'avambraccio e il polso compie una serie di rotazioni dal basso verso l'alto. Ecco qui, questo era il gesto numero 6. Ma guarda questo! Che significa? Ma vedi questo! Ma vai a quel paese! Ma vai a farti friggere, ma va!
Insomma, la mano aperta si alza insieme al braccio dal basso verso l'alto in direzione dell'interlocutore. Gesto numero 7. Vuoi indovinare cosa significa? Perfetto, appuntino. Significa perfetto, appuntino. Incredibilmente bene. Pollice e indice uniti segnano una linea retta immaginaria all'altezza del petto del parlante. È un gesto positivo. Ecco qui, gesto numero 8. Questo gesto, baciarsi la punta delle dita, se riferito a cibi, significa al bacio, eccellente, delizioso, ottimo. Se invece riferito ad una ragazza, significa bella ragazza, eccezionale, proprio un bel bocconcino. Le punte delle dita, unite in alto, vengono portate alle labbra. Dopo che queste le hanno baciate, si allontanano rapidamente verso l'esterno. Gesto numero 9. Questo gesto, è piuttosto volgare. E significa ti faccio un culo così, adesso ti faccio un culo così perché mi hai fatto estremamente arrabbiare. Oppure mi sono fatto un culo così, cioè ho fatto una gran fatica per fare questa cosa. Ti faccio un mazzo tanto. Le due mani si fronteggiano all'altezza del petto, con medio, anulare e mignolo ripiegate sul palmo, mentre pollice e indice sono aperti e disegnano due semicerchi. Sì, sì, attenzione, non è un cuore, significa tutt'altro ed è un gesto molto, molto volgare. Gesto numero 10, siamo arrivati quasi a metà. Che significa? Questo gesto vuol dire occhio o all'occhio. Il primo gesto significa mi raccomando, fai attenzione, occhio, non fare il fesso. Mentre il secondo gesto significa ehi, io ti controllo, ti sto tenendo d'occhio. Il primo si fa con una delle palpebre inferiori che viene abbassata dal dito indice. Nel secondo, invece, indice e medio vengono portati in direzione di un occhio e poi in direzione dell'interlocutore. Gesto 11. Questo gesto significa io non c'entro, non lo so, io non ne so niente, io non c'entro niente. Oppure, ma fai come vuoi. Che ti devo dire? Le spalle si spingono all'indietro e verso l'alto, mentre i palmi sono davanti al petto, rivolti verso il destinatario con le dita tese. Non lo so. E tu conosci il gesto numero 12? Questo è un gesto molto semplice perché viene fatto non solo in Italia. Significa perfetto, le dita ad anello. Tutto a posto, ok, perfetto, va bene, è andata, facciamo così. Pollice e indice si uniscono a formare un anello, mentre la mano si muove avanti e indietro all'altezza del petto. Gesto 13. Questo è gesto, quello di mordersi la mano, significa accidenti, che rabbia, porca miseria, mi mangerei le mani. La mano è chiusa a pugno, con il solo indice che, pur se chiuso, ne sporge. La nocca dell'indice viene addentata con rabbia. Sì, sì, qualche volta ci si fa pure male a fare questo gesto. Gesto 14.
Strofinati le mani, che soddisfazione! Che bello! Bene, non vedo l'ora. Come sono contento, pure non sto nella pelle. Questo gesto che noi italiani facciamo quando pregustiamo qualcosa di positivo è fatto sfregandosi le mani l'una contro l'altra. Gesto numero 15. Il gesto degli sportivi. E vai! Il gesto del successo indica esultanza, vittoria, urrà! Evviva! Viva! Come si fa? Con il braccio, con la mano a pugno che si scuote vicino alla testa per forza e felicità. Gesto numero 16. Altro gesto sicuramente fatto non solo in Italia. Che ore sono? Sbrigati, sei in ritardo. Hai visto che ora è? Ma guarda l'ora! Sei in ritardo, sbrigati, sii puntuale! Il dito indice della mano picchietta un paio di volte il polso all'altezza dell'orologio. E non importa se l'orologio lo avete o no, potete fare il gesto anche senza orologio. Gesto numero 17. Significa fuori di testa. Quello è tutto scemo, quello è tutto matto, o non capisce niente, oppure questo è scemo, questo è matto, questo è tutto svitato, questo sta dando i numeri, questo ha le rotelle fuori posto. Dalla mano chiusa a pugno fuoriesce solo il dito indice, la cui punta appoggia sulla tempia e ruota su di essa oppure la picchietta. Altro gesto. Siamo arrivati al gesto 18. In realtà qui di gesti ce ne sono due, simili ma in posizioni leggermente diverse. Quali? Due gesti. Che palle o che caldo? Il primo gesto è che palle, che noia, che barba. Le mani aperte fanno aria, muovendosi avanti e indietro, all'altezza del basso ventre. Mentre che caldo viene fatto con le mani aperte che fanno aria muovendosi avanti e indietro ma all'altezza del viso. Come vedete il gesto è molto simile ma fatto in due posizioni diverse e significa due cose completamente diverse. Infatti che palle è un gesto volgare mentre che caldo un normalissimo gesto. Gesto numero 19. Beh, in realtà anche qui abbiamo diversi gesti. Qui te ne presento addirittura tre. Quindi ti do un po' di tempo in più. I gesti presentati sono non mi va giù, paura, o credulone. Il primo gesto significa mi sta qui, non lo sopporto, non lo digerisco, mi è antipatico. Il gomito si alza verso la spalla, il polso è piegato a 90 gradi, mentre la mano a coppino rivolta verso il basso batte di taglio, più volte, all'altezza dello stomaco. Lo facciamo quando vogliamo dire che una persona, proprio non la possiamo sopportare. Il secondo gesto, invece, indica paura, strizza. Che fifa! Paura, La mano è posta col palmo verso l'alto. Le dita unite per le punte si aprono e chiudono una o più volte. Il terzo gesto, che a me ricorda sempre tanto il mitico Totò, è il gesto del credulone. Significa sciocco, citrullo, credulone, ingenuo, poveruolo in napoletano. Il gomito è piegato, la mano è a coppino e ruota con le dita rivolte verso l'alto. Il polso ruota più volte verso se stesso. Il pubaruolo. Gesto numero 20.
Ecco qui, calma, calma, stai calmo, calmati, piano, vacci piano. È un gesto sicuramente non solo italiano. Questo gesto si fa muovendo avanti ed indietro le mani aperte di fronte a sé. 21. È un gesto molto conosciuto dagli italiani. Questo è il gesto napoletano di aum aum, che significa di nascosto, senza che si sappia, senza dirlo a nessuno, in segreto, sotto banco o clandestinamente. La mano rivolta verso il basso, con le dita che si muovono a creare dei cerchi, e uno sguardo ammiccante e furbo. Ci avviciniamo verso la fine. Gesto 22. Ma cosa stai dicendo? Ma per favore, ma cosa dici? Come posso fare? Cosa posso farci? Ma ti prego, ma chi te l'ha fatto fare? Ma come? Le mani sono giunte di fronte al torace, in preghiera, e si muovono avanti e indietro, facendo perno sui polsi. È un gesto che indica incredulità. E ora siamo al 23. Forse pensi che in queste immagini ci sia un gesto solo. E invece ti svelo un segreto. Ce ne sono ben tre. Eh sì, perché tutto dipende dalla posizione delle corna. Può essere fare le corna, cornuto o accidenti a te. Il primo gesto significa tiè. Corna, faccio le corna, speriamo di no, tocco ferro. In questo caso le corna sono rivolte verso il basso e sono un gesto scaramantico per allontanare la sfortuna e il male. A volte si fanno le corna in questo senso anche verso l'alto, ma sempre con un gesto molto secco. Il secondo gesto, sei cornuto, sei becco, è cornuto, indica infedeltà. Le corna sono rivolte verso l'alto e in questo caso simboleggiano l'infedeltà coniugale. Gesto numero 3. Il gesto delle corna in questo caso è fatto in orizzontale in direzione di qualcuno. Con questo gesto si augura il male a qualcuno. Anatema a te. Quindi il significato è peste ti colga, anatema a te, accidenti a te. Ti venga un accidenti. Numero 24. Siamo alla penultima serie di gesti. Eh già, un gesto decisamente volgare, ma va a quel paese, detto in maniera più neutra. In realtà è il gesto tipico del vaffanculo. Vattene via, vai a farti benedire. Vai a farti friggere, vai a farti fottere, ma vai al diavolo! La mano si alza dal basso verso l'alto con un gesto di slancio che ricorda un pochino quello della battuta del tennis. Lo so, non è un gesto da fare, ma gli italiani lo fanno molto spesso. E adesso siamo praticamente arrivati alla fine e abbiamo di nuovo diversi gesti per te prima di lasciarti. Prova a capirli, ti lascio un po' più di tempo. Il primo gesto è ti sgozzo, ti taglio la gola, attento a te, tra poco sei finito ed è un gesto molto negativo da non fare mai. La mano destra mima il taglio della gola da parte di un coltello. Marameo, te l'ho fatta, marameo, è un gesto di scherno e di derisione. Si appoggia il pollice della mano aperta sulla punta del naso e, chiudendo alternativamente le restanti dita, si indica a qualcuno, te l'ho fatta. Terzo ed ultimo gesto, le dita incrociate. Fai attenzione,
che incrociare le dita può significare desiderare la fortuna, sperare che qualcosa avvenga. Ma se le dita vengono incrociate dietro la schiena, in questo caso vogliamo dire che ciò che stiamo promettendo o dicendo è una menzogna, che siamo disonesti e che non è niente vero quello che stiamo asserendo. Le dita incrociate contro la schiena, quindi, trasformano una dichiarazione solenne, addirittura giurata, in un gesto nullo. Di solito lo fanno i bambini quando giurano che non faranno mai più le marachelle e poi incrociano le dita dietro la schiena. I gesti italiani sono molti, molto di più di questi e chiaramente presentarveli tutti era impossibile. Ma vediamo, magari in piccoli short ogni tanto vi presenterò tanti altri gesti. Se voi ne avete voglia, beh, potete comprare le nostre magliette indosso ai gesti italiani, perché l'Italia te la puoi portare anche addosso. Io ora vi saluto e vi ringrazio di aver imparato con noi i gesti più utilizzati dagli italiani. Ciao e al prossimo gesto!